Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Carlo, sono un insegnante di basso elettrico e questo riff che hai appena ascoltato è contenuto nel mio metodo Easy Slap, un metodo semplice e graduale, secondo me, per imparare la tecnica dello slap. Se vuoi approfondire la cosa, puoi contattarmi in privato, possiamo anche impostare, volendo, il lavoro insieme con delle lezioni a distanza, se ti fa piacere. Allora, andiamo a vedere cosa andiamo a suonare qua. Innanzitutto andiamo a suonare una nota reale e una ghost, alternandola cambiando la nota. Quindi la prima parte è questa. Io devo suonare le note Sol, Si bemolle, Do e Re in ottavi, alternandola col thumb, nota suonata, e ghost note sulla nota appena suonata. Sol, ghost, Si bemolle, ghost, Do, ghost, Re, ghost. Ok? Attenzione quando cambi corda a mantenere l'andamento del pollice, quindi non piegare il pollice così, ma tienilo parallelo alla corda. Nella seconda battuta invece andiamo a inserire un'altra tecnica, che è quella del pull off. Scusa, dell'emeron. Il pull off sarebbe stato al contrario, dalla nota alta scendevo. Questo è un pull off, l'emeron invece viene fatto da una nota più grave, ad esempio il fa, che va sul sol. Chiaramente questa cosa qua è legata, uno, a un buon colpo di pollice che faccia uscire bene la prima nota. Non far caso a queste corde vecchie, però comunque anche con le corde vecchie, se il colpo viene dato bene, la nota esce fuori. Quindi io fa che va a sol. Per far uscire bene il sol devo tenere il dito bene a martelletto. Puoi farlo sia col mignolo, che è un po' più comoda, che con l'anulare, che invece è un pochettino più didattica come cosa. Un dito, un tasto, io di solito tendo a spiegare così la diteggiatura sulla tastiera, però nel caso dello slap o in alcuni casi può essere più comodo comunque andare col mignolo. Tu studiala in tutti e due i modi, in questo modo potrai poi scegliere la diteggiatura più adatta a te o quella che ti è più comoda sul momento. Ok, qua andiamo a fare fa sol, Do Re. Poi abbiamo due ghost che ci servono per spostare la mano che deve andare poi sul Si bemolle. Una ghost fatta col pollice, una con lo strappato. Ok? Quando faccio le due ghost cerco già di spostare la mano. Questa cosa non è facilissima perché bisogna coordinarla, quindi la coordinazione, l'indipendenza delle due mani è una cosa sempre da tenere presente quando stiamo studiando. Quindi fa, sol, do, re, ghost, ghost, si bemolle con il pollice. La terza battuta e la quarta, la terza è identica, quindi ritorno su nota suonata e ghost. Poi riprendo simile a prima, sempre fa, sol, do, re con l'emeron. Sempre le due ghost. Qua però scendiamo e cambiamo il set delle corde. Prima era per le due ghost tenevamo, io suggerivo, la corda di come un ipotetico do fatto all'ottava, quindi il set di corda la e sol. Per prendere il fa basso invece dobbiamo cambiare set, quindi il pollice va sulla corda di mi e lo strappato va a prendere la sua ottava in corda di re. Questo qua non è facilissimo anche per via della mano destra e dello strappato interno. Strappare sulla corda di re è un po' più difficile che strappare sulla corda di sol, perché qua non abbiamo la corda sotto che ci blocca un pochettino. Ok, proviamo a farlo lento. 3 e 4. Perfetto, l'esercizio è questo, mi raccomando, parti lento, attenzione alla ritmica, poi piano piano portalo su. Ok, grazie mille ancora e ci vediamo al prossimo video, ciao, a presto.